Buon pomeriggio e benvenuti a una puntata di Cinemachi, la rubrica di hip hop per il Paris Film Festival. Oggi siamo con una new entry per la nostra rubrica, Enrico Azzano. Ciao. Giornalista, critico e saggista cinematografico, è fondatore e direttore editoriale per Quillan, giusto? Ha scritto anche libri per sulla storia del cinema asiatico, in particolare per quello dell'animazione. Sei anche è il primo e unico attualmente volume su Satoshi Kon. Sì, diciamo, allora, in realtà non sulla storia del cinema asiatico, su quella giapponese, ma se no, allargo un po' troppo su cose che conosco magari molto meno. E su Satoshi Kon sì, è l'unico volume, tristemente, se vogliamo, anche la famiglia. No, esatto, come sappiamo anche il suo, quello che doveva essere il suo film, molto probabilmente non sarà mai completato, nonostante i tentativi di anni di portarlo a termine. Comunque, quello che ti ha detto, ormai siamo quasi alla fine del festival, manca solo un giorno. E che idea ti sei fatto di questa edizione del festival? Ma allora, la premessa è che io vengo qua, come molti altri, la tua confessa dove si ritorna sempre, poi mi torno a casa. Anche per noi? Ahimè, da più di 20 anni, e si vede anche la colore dei capelli che inizia a andare verso il mondo bianco. Ogni edizione chiaramente corrisponde anche a quello che dal festival riescono a fare. È evidente per chi subiva le tue edizioni che rispetto al passato oggi è più difficile per il festival. È quasi impossibile avere determinati registi. Un tempo qui passavano i migliori film, le cose importanti di Mika, di Park Chan-wook, di Kore-eda, di Inky Luke, su Kore-eda forse non vero, non mi ricordo male, insomma, comunque tutti Luke sicuro, e altri di più importanti. Questo perché un tempo in realtà il cinema asiatico non era particolarmente considerato come una festa. Le cose sono le cambiate. Ovviamente il turista intelligentemente ha rinunciato a riproporre certi libri, ha continuato a scavare, a cercare in un contesto chiaramente un filo meno problematico, sempre legato ai grandi successi, e quindi i grandi successi non sono sempre sinonimo di eccellenza. Quello che uno spettatore consapevole fa quando viene qui è cercare di avere, di guardare il più possibile nei limiti dell'umano. Sopportazione e resistenza, e io personalmente salto tutti fino alle 9 di mattina, prediligo quelli di mezzanotte. Però che sappiamo, o quantomeno il pubblico dovrebbe sapere, che una stagione può essere più fertile o meno, dipende anche da come ha risposto il grande pubblico di vari paesi ai singoli film. Questa edizione secondo me è un'edizione niente buona, non tra quelle memorabili probabilmente, ma anche un po' il segno di tempo, anche un po' il segno di un declino di certe cinematografie, o magari se non vogliamo parlare di declino, di una stagione meno felice, un po' ripetitiva, spostandoci un po' dal cinema giapponese, ad esempio là, la nazione, l'industria cinematografica ha una maggiore presenza, a parte il Giappone che ha più o meno, quali portano 10 titoli, che aggiungerei in realtà l'undicesimo, la produzione di un film, che si chiama 18x2, sì, la cosa più interessante è la tutta numeri quest'anno, Beyond Beautiful Days, però ecco, là l'industria con il maggior numero di film presenti è la Corea, come più o meno sempre stato, insieme al Giappone, e il cinema coreano di oggi, ad esempio, è forse un po' più prevedibile, forse un po' ancora più mainstream rispetto comunque alla base che sarebbe quella di prima sul coreano. Quindi rivediamo cose che abbiamo già visto, in alcuni casi sono mere ripetizioni che sono fatte ovviamente bene con perfezione, ma che ovviamente non destano più grandissimo stupore, mentre altri sono, che penso al film a 12-12 The Day, che racconta della post-uccisione del presidente del Corano nel 79, quello è un film in realtà che ha continua un discorso, un panoramico, una mappatura della storia coreana, ed è finito un po' molto importante. Altri film, che sono horror, la thriller, action, sono nella nord. Non cito il titolo, quello con
diciamo che è una sorta di Bud Spencer coreano. Ah, Roundup, Sì, quel esatto. condominio. Esatto, lui è, cioè io lo adoro, è assolutamente adorabile. Il film sembra però una, diciamo, una sorta di Piedone Oggi, cioè, insomma, con anche secondo me tutto sommato meno efficace dal punto di vista dell'intrattenimento. Ma perché mi spiace di quel film, quello, la co-produzione taiwanese, Sì, giapponese? Cosa ne pensi? ma allora, innanzitutto è troppo bizzarro che sia stato collocato solo nella, diciamo, indicato solo come taiwanese, quando in realtà è in gran parte giapponese. Regista giapponese, Ah, ok, ah, il giapponese. co-sceneggiatore è giapponese, non mi ricordo adesso il direttore della fotografia montaggio, mi pare fosse giapponese anche loro. Ma soprattutto, stiamo parlando prima, è molto giapponese nel, diciamo, nella sua shinkaizzazione, nel senso che il film sembra quasi una versione live action di una possibile storia, di Va benissimo. un'ennesima variazione di non tantissimo, diciamo, della poetica di Makoto Shinkai. Tra l'altro, questo apro una parentesi, si lega a questo espediente narrativo di ripercorrere a un certo punto attraverso il montaggio serrato tutti gli snodi narrativi del film per spiegare da magari diverse angolazioni, che è una cosa che abbiamo visto in tanti film, non solo tutto questo, ma anche l'abbiamo visto in film malese, l'abbiamo visto anche in un film filippino. Ho visto almeno 8-9 film che usano, diciamo, questo accorgimento narrativo, e devo dire che in molti casi mi è sembrato abbastanza abusato. Nel caso di questo taiwanese barra giapponese, che io ho adorato fino ai primi 90 minuti, nell'ultima mezz'ora diventa, devo dire, una montagna di ripetizioni un po' difficili da scalare, e forse passa dall'essere un bel melodramma adolescenziale, scivola poi ad essere un ipermelodramma che spreca un po' anche, diciamo, tutti quei toni sussurrati, quel non detto, quella timidezza un po' taiwanese, un po' giapponese, che invece poi viene appunto sbrodola, viene spiegata ripetutamente. Questo mi ha un po', diciamo, mi ha fatto rimettere dentro gli occhi tutte le lacrime che ho versato, diciamo, nei minuti Sei precedenti. gradato, sì. Esatto, sì, però diciamo, è un buon film, possiamo dire. Restando su Shinkai, che in generale forse è il successo già di Shinkai, prima soprattutto di Your Name, ha un po' ingabbiato, non tanto Shinkai, ma in parte sì, però mi sembra che abbia, diciamo, ci sia un po' troppo esteso anche alla promozione di altri registi d'autore. Quindi nell'animazione soprattutto, ma anche nel cinema action, assistiamo un po' a questo processo di normalizzazione di una poetica che in realtà anni fa era più singolare e più immediatamente riconoscibile. Volevo chiederti anche, ormai sei un veterano del festival, da Lo più di prendo con un complimento. sei un veterano, soprattutto noi siamo giovani, in fronte, cioè, io sono alla terza edizione, quindi effettivamente, visto che stiamo per chiudere, quindi gran parte dei film che abbiamo visto, secondo te, qual è, può essere per te, ovviamente, il film potrebbe vincere quest'anno? Io non sono mai stato bravo Nell'azzeccare, no, nel però sarebbe anche senso, la tua opinione. ma no, è difficile. Io allora, probabilmente per la sua importanza, per tutto il discorso storico-politico, premierei 12-12 che vede. Però è chiaro che stiamo parlando di una grande produzione e di un film che è molto coinvolgente, ovviamente, ma che non tocca magari tutte le corde del mondo. Ci sono altri film, magari anche piccoli, cito, devo leggere il titolo perché non lo ricordo mai, che è l'Indipendente Motion Picture, ciò che Ah, ok, sì. giapponese, che devo dire ho trovato interessantissimo, e chiaramente proprio l'altra parte dello spettro produttivo, fatto con due io, con pochi personaggi, però è ricco di idee, soprattutto un film, diciamo, senza parole, che riesce a reggere così tanto, per me sarebbe assolutamente meritevole, ma è un prodotto comunque particolare, e dubito che possa in realtà incontrare, diciamo, il gusto di un grande pubblico.
Del resto non lo so, siamo appena usciti dalla fine di Jungle Moon, erano lì presenti, questo potrebbe, come dire, incentivare buoni voti, ma non, no, quasi sempre sbagliato, sempre la Prenderemo stessa. conto comunque, cioè, se uno dei due film che ha eliminato vince, direi che l'hai azzeccato. Va bene, ti ringraziamo per aver partecipato al Cinemarchi e non so, ci rivedremo in un'altra puntata prossimamente. Grazie. Allora, grazie.